Sì, è già acceso. Salve. Buonasera a tutti. Chiedo un attimo, anche se poi non mi trattengo poi tra i relatori. Io sono Luigi Vendolin e assieme ai miei colleghi gestisco il riconoscimento che Bologna ha come città creativa della musica. Innanzitutto mi fa molto piacere vedermi qui numerosi ospiti di questo incontro, che è il terzo incontro di una serie, di un ciclo, di un mini ciclo che abbiamo pensato pilota sul fare musica a livello imprenditoriale, cioè sul trasformare, diciamo, sul potenziare quegli strumenti che permettono di fare della musica il proprio mestiere. E voi immagino, se siete qua a questi incontri, sapete benissimo di cosa stiamo parlando. Sono incontri, ognuno declinato su tematiche specifiche. Quello di oggi verte sui diritti, meglio sulla tutela e sulla gestione dei diritti derivanti dalle registrazioni musicali. E a parlare qui al Museo della Musica, che ringrazio per la disponibilità che ha dato del meraviglioso spazio, a condurre l'incontro, questo e in generale anche tutti gli incontri del ciclo, c'è il giornalista e critico musicale Pierfrancesco Pacoda, e nello specifico a parlare del tema diritti musicali stasera intervengono Massimo Benini, membro Commissione Nazionale SIAE, e l'avvocato Raffaella Pellegrino, che ringrazio. Poi lascio naturalmente a Pierfrancesco Pacoda il tempo di introdurli a dovere. Vi ricordo una cosa, che questi incontri qui si tengono in corrispondenza dell'apertura del bando Incredible, che è un bando rivolto a start-up nascenti che presentano progetti di impresa. Da questa edizione il bando scade alla fine del mese. Per questa edizione, per la prima volta, c'è un filone, c'è una sezione dedicata interamente all'ambito musicale, quindi circa 30.000 euro per progetti di impresa in ambito musicale. A questo proposito vi ricordo che lunedì prossimo, se non ricordo male, sì, lunedì prossimo in sala Atelier dell'Urban Center, quindi Piazza Maggiore Bologna, dalle 17 ci sarà per 2 ore circa una porta aperta con il nostro ufficio per domande e risposte proprio pertinenti al bando Incredible, che appunto abbiamo pensato che, diciamo, che è cugino di questi, in qualche maniera cugino anche di questi incontri. Il bando Incredible è un tassello di un progetto più ampio che si chiama Incredible, che appunto non è soltanto un bando, non sono soltanto contributi per l'avvio di impresa, ma sono anche consulenze, spazi, formazione e altro. Questo grazie alla rete dei partner di cui il progetto Incredible può giovarsi, e uno dei partner di Incredible, che risponderà, che sarà presente anche lunedì prossimo alle vostre domande, è proprio la stessa Raffaella Pellegrino, quindi l'avvocato che oggi interviene all'incontro. Vi ricordo in ultimo che, e se siete qua, mi fa piacere appunto rivolgere l'appello proprio a voi, che evidentemente se avete a cuore questi incontri, chiedo, aiutateci a far conoscere, a diffondere il progetto e il riconoscimento che ha Bologna sulla musica, come città creativa della musica, partendo dal sito. Abbiamo un sito internet che trovate nel materiale promozionale, nel flyer, cittadelamusica.comune.bologna.it,
e se non l'avete già fatto mettete un mi piace alla pagina Facebook del progetto, che è Bologna Città della Musica UNESCO. Chiudo dicendo che al bancone all'ingresso, all'uscita, troverete un po' i materiali, diciamo, legati alle cose che vi ho detto, e quindi anche il bando Incredible. Bene, partiamo subito, anche perché lo scopo di questi incontri è lasciare un po' dopo gli interventi dei nostri relatori, è lasciare del tempo sufficiente, spero, a voi, al pubblico, per approfondimenti e per domande. Quindi lascio la parola a Pier Francesco Paccola. Grazie. Grazie. Allora, intanto grazie, sono davvero contento che anche questa sera ci sia tanta gente. Davvero inaspettato, visto che il tema, come sapete, è un tema molto più tecnico e anche più specifico di quelli ovviamente molto interessanti che abbiamo affrontato negli incontri scorsi. Il tema di questa sera, lo sapete, è quello della SIAE e dei diritti connessi, quindi è un tema ovviamente assolutamente molto caldo. Noi lo affronteremo a 360 gradi, parlando appunto dei diritti che spettano agli artisti, di come vengono gestiti, del tipo di contrattualistica. Parleremo anche molto di edizioni musicali, quindi cosa sono, come si costituiscono, l'importanza che le edizioni musicali hanno. E di questo e di tante altre cose, spero, lasciando appunto poi spazio alle domande, che spero siano tantissime, poi mi siedo, e ne parleremo con l'avvocato Raffaella Pellegrino. Potete fare un applauso ai nostri ospiti. Molto di diritti d'autore, consulente del progetto Incredible, consulente di Presti, casa discografica e di tante altre realtà, quindi una persona molto vicina alla musica, una appassionata di musica, ma anche una professionista che sul tema della musica e dei diritti d'autore. E poi Massimo Benini, un applauso, Massimo Benini, membro della Commissione Musica Nazionale SIAE, quindi insomma è una persona che ho a posto di rilievo all'interno della SIAE. Secondo me, io non sono così esperto di SIAE, insomma in qualche modo incarna dal mio punto di vista davvero il nuovo corso di una SIAE completamente diversa da quella alla quale eravamo abituati sino a qualche anno fa, quindi anche piena di idee e soprattutto assolutamente disponibile al dialogo con i giovani artisti e con la giovane imprenditoria musicale. Massimo è anche un discografico, un editore che ha lavorato insieme tanti anni, quindi insomma anche lui come Raffaele una presenza importante da fare, sono davvero, e quindi a entrambi sono grato. Raffaella, io direi, come siamo d'accordo, di partire con te. Tu partirai facendoci vedere delle slide. Allora, uso questo microfono, si sente? Allora, buonasera a tutti. Sì, io partirò facendo una breve presentazione sugli aspetti un po' più strettamente legali, cercando di essere il più, diciamo, senza appesantire troppo il discorso, perché chiaramente l'aspetto legale è un aspetto molto tecnico, però ho pensato di impostare il mio intervento facendo una sorta di traduzione di quello di cui avete sentito parlare fino ad ora, cioè negli scorsi incontri, in termini legali, cioè quando parliamo del musicista, quando parliamo della casa discografica, da un punto di vista giuridico, quali sono, diciamo, i termini degli istituti che vengono, diciamo, che vengono presi in considerazione. Quindi ho fatto questa slide introduttiva, parliamo di impresa musicale. Quindi, da un lato abbiamo quindi quali sono i soggetti. C'è l'autore, innanzitutto, chiaro, qui poi l'ordine è iniziato un po', questo è un ordine, diciamo, che ho dato io, sicuramente tutto parte da un autore, quindi dal soggetto che crea l'opera musicale, la composizione musicale. Nell'impresa, quindi poi vedremo successivamente che la legge all'autore riconosce una serie di diritti. Diritti chiaramente che quando si parla di impresa musicale, quindi sostanzialmente quando poi si parla di rapporti, anche di rapporti economici, di contratti, appunto l'autore ha questi diritti che può gestire, può sfruttare in svariati modi.
Poi abbiamo l'artista, interprete ed esecutore, che è intuitivamente l'artista, quindi il musicista, il cantante, che può essere lo stesso soggetto, o quindi che può essere anche autore, ma può essere anche una persona diversa. E la legge riconosce anche a questo soggetto dei diritti. Sempre parlando, si è sentito parlare spesso negli scorsi incontri di edizioni. In ambito musicale parliamo chiaramente di edizioni musicali e la figura imprenditoriale, diciamo, di riferimento è l'editore musicale. Editore musicale che ha un suo, diciamo, equivalente nel settore, e da quel settore probabilmente prende anche la terminologia, l'editore per le stampe, quindi tutt'altro settore, anch'esso artistico, quindi soggetto imprenditoriale che gestisce l'editore per le stampe, che gestisce altro tipo di opere, che però svolge una funzione imprenditoriale importante, al quale la legge, nel caso dell'editore musicale, cioè, non tanto la legge in questo caso, ma in via contrattuale, quindi l'autore trasferisce i suoi diritti e quindi anche l'editore musicale diventa portatore di una serie, diciamo in via derivativa si dice, di diritti e di interessi. Altra figura importante è il produttore fonografico, quindi la casa discografica, l'etichetta discografica, indipendente o meno, quello che appunto da un punto di vista giuridico parliamo quindi del produttore, cioè di un soggetto che produce, realizza, investe economicamente nel fonogramma, anche egli titolare di diritti. Poi abbiamo, sempre nell'impresa musicale, le collective, le società di gestione collettiva. Adesso tema abbastanza caldo, che per quanto riguarda l'Italia, la legge sul diritto d'autore riconosce una serie di, attribuisce una serie di funzioni, alla Società Italiana Autori Editori, e poi quindi la SIAE, e poi come sempre nell'impresa musicale, si parlava l'altra volta Gallorini con la sua società che sia produttore ma anche offre servizi vari, quindi abbiamo poi indicato genericamente i servizi, quindi sono società che nell'ambito del settore musicale offrono servizi, quindi andiamo dal booking, il management, ma ci sono anche, l'altra volta si parlava del tecnico che deve fare l'arrampicata, per esatto, anche quello rientra nei servizi, non abbiamo dei diritti d'autore almeno per quel tipo di attività, però comunque sono soggetti che fanno parte dell'impresa musicale. Un'altra distinzione secondo me importante è quindi quando ci si avvicina all'impresa musicale, ma come quando ci si avvicina sommato a qualunque settore, è la distinzione quindi alla quale poi corrispondono posizioni molto differenti, a volte apparentemente contrastanti, cioè quella del titolare dei diritti, quindi l'autore, l'artista, l'editore, il produttore, colui che crea, colui che diciamo fa degli investimenti, crea un bene che poi deve in un qualche modo vendere, e quindi poi c'è dall'altra parte l'utilizzatore, il fruitore, colui che ascolta la musica, colui che è l'esercente del locale che trasmette la musica e così via. E qui corrispondono altri, diciamo, insomma, tutta una serie, cioè altri rapporti sostanzialmente. Qui, ecco, probabilmente dal punto di vista dell'utilizzatore nel settore musicale un ruolo fondamentale lo svolgono le imprese, le società di gestione collettiva, quindi per esempio la SIAE, perché invece in altri settori l'utilizzatore è, cioè l'utilizzazione è più, diciamo, demandata alla trattativa individuale. Quindi io voglio, non so, riprodurre, fare un catalogo e inserire delle fotografie, voglio fare il catalogo della mostra, andrò tendenzialmente, salvo appunto situazioni particolari, andrò a chiedere i diritti, quindi l'autore, andrò a contrattare con il titolare dei diritti, quindi l'autore o se c'è un agente e così via. Quindi questo, per sommi capi, sono i soggetti che, parliamo di una indicazione assolutamente semplificativa, però penso che dal punto di vista della legge sul diritto d'autore, bene o male, sono questi.
Quindi adesso vado brevemente, diciamo un po' nel dettaglio, senza chiaramente dilungarmi troppo, perché comunque è utile avere delle informazioni, un'idea, cioè come diciamo operatori, sia che siate musicisti o produttori o altro, quindi avere un'idea per cui, non so, se ho un contratto so più o meno dove andare, quali sono diciamo i campanelli che devono suonare. Quindi quando parliamo di diritti d'autore e diritti connessi, perché ecco, dire diritti connessi, la legge di riferimento in Italia è la nota legge sul diritto d'autore del 22 aprile del 1941, la numero 633, è una legge che è stata ripetutamente aggiornata, quindi pur essendo del 41 è una legge che è sotto diciamo la spinta per esempio di direttive dell'Unione Europea, direttive comunitarie dell'Unione Europea, è stata ripetutamente aggiornata, vediamo la durata dei diritti o l'inserimento di nuovi diritti. Quindi la legge sul diritto d'autore parla sul diritto d'autore in realtà e diritti connessi, parla appunto di diritto d'autore e di diritti connessi. Quando parliamo di diritto d'autore, limitando il discorso al settore musicale, parliamo di diritti, l'opera dell'ingegno che è tutelata è l'opera appunto musicale, che può essere con o senza parole. Quindi l'opera musicale deve essere creativa, come tutte le opere, deve avere la caratteristica della creatività, e quindi se un'opera è creativa sarà tutelata dal diritto d'autore, quindi parte, si applica tutto questo sistema di norme che appunto sono quelle previste da questa legge. L'autore di quest'opera musicale, che potrà essere un'unica persona, ma potranno essere anche due persone, quindi l'autore della parte letteraria e l'autore della parte musicale. L'autore sarà titolare dei diritti morali, e queste proprio sono le macro distinzioni, proprio parliamo dell'ABC, degli elementi essenziali, che però può essere diciamo utile sapere, magari alcuni di voi già sono informati, però questo è. Magari poi con le domande possiamo andare più nel dettaglio. Quindi diritti morali, questa grande distinzione, diritti morali e diritti patrimoniali. Diritti morali sono il diritto di paternità, quindi il diritto di essere riconosciuto autore di quella creazione, quindi il diritto che diciamo appunto altri autori non si appropriano della mia creazione. C'è anche il diritto all'integrità, quindi questo è un problema diciamo ampio e a volte di non facile soluzione, cioè quando una modifica dell'opera costituisce violazione dei diritti morali, inteso come diritto all'integrità dell'opera, e quando non c'è una violazione dei diritti morali. E poi ci sono i diritti patrimoniali, che sostanzialmente consistono nel diritto di utilizzare l'opera economicamente, la legge dice in ogni forma e modo. La legge fa un elenco di diritti, riproduzione, distribuzione, esecuzione, eccetera, eccetera, però sono un'elencazione esemplificativa, cioè anche se un'utilizzazione particolare non è inserita in quell'elenco previsto dalla legge, comunque quel tipo di utilizzazione rientra nell'esclusiva dell'autore e quindi l'autore dovrà autorizzare quel tipo di sfruttamento. Un'altra grande distinzione, la legge dice i diritti patrimoniali e i diritti morali non hanno una scadenza temporale, quindi dopo la morte dell'autore possono essere esercitati, la legge poi fa un elenco di soggetti, possono essere esercitati dagli eredi. I diritti patrimoniali d'autore invece hanno una scadenza limitata nel tempo, che è di 70 anni dopo la morte dell'autore, nel caso poi di due autori, quindi i 70 anni decorrono dalla morte dell'ultimo dei due autori, cioè da colui che muore diciamo autore. E quindi hanno una scadenza limitata nel tempo, decorsi questi 70 anni l'opera va in pubblico dominio e quindi può essere liberamente utilizzata. La legge ci parla anche dei diritti connessi, anche nel settore musicale,
i diritti connessi sono molto, nel settore musicale sono molto importanti perché corrispondono ai diritti degli artisti, interpreti ed esecutori, quindi il musicista, ai diritti del produttore fonografico. Questi sono i diritti che sono espressamente menzionati dalla legge. L'editore musicale, come vi dicevo prima, non ha dei diritti propri riconosciuti dalla legge. L'editore musicale li acquista tramite contratto dall'autore. E la legge poi ci parla di altri diritti connessi che magari non sono strettamente pertinenti con il settore musicale, ma sapere che ci sono degli altri diritti è importante. Perché? Perché magari, non so, il musicista, il gruppo musicale che ha il suo sito internet e utilizza fotografie, perché poi ora da internet, su internet si trova tutto, quindi chiedersi sempre che tipo di contenuti posso lecitamente inserire, per esempio, questo nel mio sito, chiaramente qualora non sono contenuti originali o contenuti che ho creato io autonomamente, quindi perché la legge riconosce dei diritti connessi anche sulle fotografie, sia come opere dell'ingegno che come opera di diritto connesso. Poi c'è il diritto d'immagine, cosa anche molto importante, cosa che non riguarda solo l'artista, ma riguarda tutti noi. E un'altra parte importante è il trasferimento dei diritti, è quello che poi rende vivo tutti questi elementi, no? Quindi ci sono delle posizioni autonome, poi nel momento in cui andiamo a stipulare dei contratti tutto entra, tutto prende vita. Quindi diritti d'autore, opere e composizioni musicali, cose che ho già detto, diritti di utilizzazione. Un'altra cosa importante sui diritti è sui diritti patrimoniali, questo nella contrattazione può essere, è importante saperlo, quindi far caso, fare attenzione a queste cose. C'è la regola dell'indipendenza dei diritti, abbiamo visto che la legge riconosce una serie di diritti, ogni diritto corrisponde ad una specifica forma di utilizzazione. Io come autore, ma anche come artista, come eventualmente produttore, posso autorizzare una specifica utilizzazione e quindi concedere, trasferire un diritto o trasferire tutti i diritti, quindi tutti i diritti. Questa è la definizione che viene fatta dalla legge sulla figura degli artisti, interpreti ed esecutori. Quindi la legge ci dice che appunto sono gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano o declamano e eseguono un'opera dell'ingegno. Quindi deve essere, affinché ci sia questa figura alla quale la legge riconosce, quindi questo soggetto al quale la legge riconosce dei diritti esclusivi, quindi vuol dire che se io artista non autorizzo le riprese, se io non autorizzo la fissazione della mia interpretazione su supporto, si sta violando la legge. Quindi questi sono gli artisti, interpreti ed esecutori. Altra figura titolare di diritti connessi è appunto il produttore di fonogrammi, la casa discografica, che è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da un'interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni. Quindi la cosa importante da tenere presente è, quindi, questo, vedendo questi diritti dal punto di vista, quindi dal punto di vista del titolare dei diritti, cioè il produttore, l'autore, l'artista, dal punto di vista dell'utilizzatore, quindi colui che per svariate ragioni utilizza un'opera dell'ingegno, un'opera musicale, sono figure e situazioni delle quali l'utilizzatore deve tenere presente, deve tener conto. Esempio che mi viene da fare è: se io rispetto ad un'opera musicale ho un locale, dovrò sì, per esempio, quindi trasmetto musica di sottofondo, dovrò sì pagare la SIAEM perché è la parte autore, quindi i diritti di autore che abbiamo visto prima, ma dovrò poi anche pagare i diritti, perché sono, pagare i diritti d'autore, quindi dovrò poi contestualmente regolarizzare la parte dei diritti connessi del produttore e dell'artista, quindi pagare i soggetti che andrò ad individuare come
legittimati a ricevere quei proventi. Aspetto, altra cosa molto importante è quella dei contratti, cioè la fase del trasferimento dei diritti d'autore o diritti connessi. Qui appunto può esserci una concessione dei diritti e quindi sono le licenze d'autore ma anche l'artista, sono regole che valgono per tutti sì, per tutte e tre le figure che abbiamo visto prima, quindi sia l'autore, l'artista e il produttore. Quindi può esserci una cessione, quindi un trasferimento in via definitiva, oppure una concessione, la licenza, quindi autorizzo una determinata, un determinato sfruttamento a certe condizioni, per esempio entro certi territori, entro un certo, per un certo periodo di tempo e così via. E un'altra regola importante nel trasferimento dei diritti d'autore è quella della forma scritta ai fini della prova. Questo è, diciamo, è una regola, diciamo, che diventa importante nel momento in cui poi c'è un conflitto tra le parti, quindi quando le due parti litigano e c'è una visione, diciamo, divergente su alcune questioni. Lì poi è importante poter provare le proprie affermazioni e le proprie richieste, e a quel punto per il trasferimento dei diritti diventa fondamentale il contratto, altrimenti non potrò chiamare un testimone e quindi poi magari l'autore aveva detto sì, fai tutto quello che vuoi, se però poi non l'ha messo per iscritto non ho modo di dimostrare, io utilizzatore. Un'altra cosa importante, se ne parlava un po' nel primo incontro forse, quando si è fatto riferimento alle opere create in ambito pubblicitario, esatto. Quindi un altro diciamo, aspetto sul piano giuridico è diciamo, il caso delle opere create su commissione. Quindi questa è una cosa importante perché abbiamo l'autore che crea la sua opera autonomamente, quindi è titolare dei diritti, tutti. Però nel caso di opera creata su commissione vale la regola per cui quindi qualcuno mi paga per creare un'opera, quindi può essere il settore pubblicitario ma possono essere anche altri settori, quindi quando sostanzialmente qualcuno mi paga per creare un'opera si intendono trasferiti i diritti, si dice, nei limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, per cui anche se poi è chiaro, purtroppo alle volte su ogni regola, diciamo, di diritto si possono trovare delle decisioni giurisprudenziali che sono quelle che poi applica, quelle che dicono l'ultima parola quando si litiga, delle decisioni a volte contrastanti, quindi effettivamente poi magari si fanno delle affermazioni che sono smentite perché viene fuori una sentenza che dice l'opposto. Però diciamo che la regola attualmente dovrebbe essere quella per cui colui che paga, quindi il committente, acquista i diritti, si dice, nei limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, per cui se io ho commissionato un'opera musicale da utilizzare all'interno, vabbè, del film è una cosa un po' diversa, però da utilizzare per uno spot pubblicitario, allora anche se non c'è un contratto si ritiene che i diritti di utilizzazione per quella utilizzazione sono trasferiti per il fatto della commissione, quindi ci sarà, non so, una lettera di incarico, uno scambio di mail, e lì si può anche provare con testimoni, no? Perché essendo una commissione non è richiesta la forma scritta. E un breve cenno alle licenze Creative Commons, che sono una modalità, rispettano, sono un'applicazione, ecco, dei principi di diritto d'autore, cioè tutto quello che è stato detto prima vale nel caso delle licenze Creative Commons, semplicemente sono delle modalità, diciamo, prestabilite secondo determinate caratteristiche, ma i principi sono sempre quelli, c'è un autore sostanzialmente che dice io autorizzo chiunque, quindi delle licenze, autorizzo chiunque ad effettuare le determinate utilizzazioni, purché, non so, si indichi il nome a fine non commerciale e così via. Quindi sono un'applicazione, sono una scelta dell'autore, perché è chiaro, qui non c'è un ritorno economico, non ci sono i proventi di diritto d'autore perché non c'è un compenso
Quindi è una scelta che va fatta consapevolmente, probabilmente per una, forse l'altra volta anche Gallorini faceva riferimento al fatto che poi non c'è un ritorno economico, quindi se per l'autore fare l'autore anche un lavoro, se ci campa di quello, quindi le licenze Creative Commons probabilmente vanno gestite nell'ambito di un'attività di, non so, di promozione o non lo so. Però ecco, sono anche loro un'applicazione dei principi di diritto d'autore. Quindi i contratti, sì, ecco, ci sono nell'ambito musicale, come poi ogni settore, no? Ogni settore artistico ha le sue figure contrattuali più o meno standard, ce ne sono alcune, per esempio, appunto prima facevo riferimento all'editore per le stampe, la legge sul diritto d'autore disciplina espressamente in modo dettagliato, dedicando una serie di norme al contratto di edizione per le stampe, quindi pubblicazione del libro. Ci sono poi altre firme, siccome vige il principio della libera trasferibilità, io posso anche donare i miei diritti d'autore, i miei diritti di artista, siccome appunto vige il principio della libera trasferibilità, posso anche utilizzare altre figure contrattuali, purché non siano, comunque vale il principio generale, purché non siano contrarie alla legge. E quindi nel settore musicale abbiamo queste figure ormai tipizzate, che sono il contratto di edizione musicale, che è il contratto con il quale l'autore dell'opera musicale trasferisce, cede in via definitiva tutti i diritti di utilizzazione economica all'editore. Quindi modello, diciamo, la figura contrattuale ricorrente è quella della cessione integrale senza limiti di tempo, non vale il termine ventennale previsto dal contratto di edizione per le stampe, e quindi vengono ceduti i diritti patrimoniali, non anche i diritti morali, quindi il diritto di paternità, che restano all'autore perché abbiamo visto che fanno parte di quel nucleo di diritti che non possono essere trasferiti. E a fronte, diciamo, di un compenso che può variare, solitamente sono stabilite delle percentuali per, non so, la pubblica esecuzione oppure per la riproduzione, per la pubblicazione per l'esame, insomma, in base al tipo, a seconda dell'utilizzazione, vengono stabiliti compensi diversi. Altra figura importante, quindi questa è la figura, il contratto con il quale i diritti passano dall'autore all'editore. In questa fase è importante, diciamo, anche il ruolo della SIAE, nel senso che solitamente queste opere sono poi anche depositate presso la SIAE e quindi, perché nel settore musicale appunto la gestione collettiva è molto importante, ripeto, a differenza di altri settori dove il tutto diciamo, rimane a livello di contrattazione individuale, quindi un produttore cinematografico acquisisce i suoi diritti e basta, insomma, in via contrattuale e così via. Quindi altra figura è quella del contratto, altro contratto è appunto il contratto discografico, è il contratto tra il produttore di fonogrammi e l'artista. Quindi vengono sostanzialmente, abbiamo il contratto con il quale appunto l'artista trasferisce i suoi diritti connessi al produttore sostanzialmente, quindi autorizza ad effettuare, poi ci sono tutta una serie, diciamo, di accordi per la realizzazione di tutt'altro, tempi, eccetera, eccetera, però diciamo limitandomi a definire proprio in maniera molto molto sommaria, è il contratto quindi con il quale l'artista titolare di diritti esclusivi autorizza il produttore ad effettuare una registrazione e ad utilizzare quella registrazione
in ogni forma, secondo quello che c'è scritto nel contratto, perché è vero che il produttore fonografico, nel momento in cui fa la sua registrazione, investe, quindi si crea questo supporto di titolari di diritti autonomi su quella registrazione, ma per effettuare la registrazione di quella interpretazione deve avere l'autorizzazione dell'artista, quindi bisogna, è appunto il contratto discografico, è quel contratto che regola questo passaggio, quindi che consente poi successivamente al produttore di poter distribuire, comunicare, eccetera, eccetera, quella registrazione. C'è poi la licenza di master, che è il contratto con il quale quindi è una concessione, ma può esserci anche una cessione, qui poi appunto c'è l'assoluta libertà contrattuale, ed è il contratto con il quale il produttore, che è titolare di suoi diritti autonomi su quella registrazione, e quindi in via contrattuale dei diritti dell'artista, trasferisce quei diritti a terzi. E poi ci sono contratto booking, di management, quindi contratti vari che molto frequenti nel settore musicale, che sostanzialmente sono riconducibili a delle figure di mandato, quindi sono delle prestazioni di servizi, quindi prevedono sostanzialmente lo svolgimento di una serie di attività, per esempio procurare delle date a fronte di un determinato compenso, o quindi il management e la gestione della figura dell'artista, eccetera, eccetera. Quindi c'è sempre una attività che viene svolta dal fornitore di servizi, quindi dal professionista, a favore dell'artista, solitamente sì, dell'artista, e con degli accordi di natura appunto contrattuale. Io svolgo un'attività, sarà in esclusiva per un determinato periodo di tempo, può essere in esclusiva per un determinato periodo di tempo, per entro un determinato territorio, a fronte di un determinato corrispettivo, quindi un compenso che potrebbe essere pario. Chiudo questa introduzione di questi elementi un po' più giuridici sulla Società Italiana Autori ed Editori, che nel settore musicale svolge un ruolo molto importante che le è attribuito dalla legge, in base appunto all'articolo 180, per cui l'attività di intermediazione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione, riproduzione meccanica sono affidati in esclusiva alla Società Italiana Autori ed Editori. Ed è la ragione per cui l'opera musicale viene depositata presso la SIAE, quindi tramite le formalità previste, e quindi per l'esercizio, diciamo, per la gestione collettiva del diritto di esecuzione, quindi l'utilizzatore che quindi esegue una determinata opera durante un concerto dovrà appunto pagare la SIAE, proprio perché il diritto dell'autore non viene gestito individualmente, quindi che tutto sommato è una cosa molto molto comoda, così anche la riproduzione meccanica, se voglio fare un disco con opere di altri, se voglio fare un disco non dovrò andare a cercare i titolari dei diritti, ma vado da un soggetto che è l'unico referente, che sicuramente è una, diciamo, ha una sua utilità molto, io ritengo, evidente, nel senso che magari in altri settori, in altri casi dove il tutto è, diciamo, è rimesso alla contrattazione individuale, io utilizzatore, se devo, se voglio utilizzare un'opera, non so, c'è un libro che non viene stampato da anni e anni e anni, quindi i diritti non sono più dell'editore, non sono decorsi 70 anni dalla morte dell'autore, l'autore non è reperibile. Quindi è lì, oppure sì, ecco, la difficoltà, oppure ci possono essere delle situazioni in cui pensiamo alla situazione di, diciamo, dopo la morte dell'autore, quindi quando non c'è più un unico soggetto, ma ci sono più soggetti, cioè gli eredi che si sostituiscono, quindi devo andare a beccare tutti gli eredi, quali sono gli eredi, e
cosa a volte non facile anche da determinare, invece diciamo che in questi casi quindi, la gestione collettiva ha la sua utilità. E attività riservata in esclusiva è questo. Quindi io finirei qui. Io per adesso ti ringrazio. Se avete, non so, delle domande. Sì, ma magari Raffaella le domande le terrei tutte in blocco dopo. Allora, intanto Raffaella, grazie perché sei stata, dal mio punto di vista, proprio super esaustiva, non so che ne pensate, ma anche, cioè, assolutamente. Fondamentali e importanti per chiunque voglia avvicinarsi all'impresa musicale, sia dal punto di vista dell'artista, sia dal punto di vista di chi invece vuole lavorarci come discografico o vuole lavorare nel mondo del diritto d'autore e delle edizioni musicali. Massimo Benigni, io adesso non so bene da dove iniziare, ma passo a venire, discografico, faccio un momento della casa, discografico, e se adesso ti passo questo, anzi grazie, mi hai ricordato che devo usare il microfono, discografico, editore e membro della Commissione Nazionale Musica SIAE. Massimo, vogliamo partire proprio da una macro domanda, che cioè, SIAE, allora cosa fa la SIAE per tutelare i diritti musicali di un giovane autore e in che maniera si fanno fruttare, quindi in che maniera diventa una fonte di profitto in un momento, come tu sai, nel quale l'industria discografica dal punto di vista delle vendite sicuramente attraversa un momento felice, no? E forse i diritti rimangono una delle fonti. Sì, non ho nulla da aggiungere, anzi ho imparato molte cose a disposizione dell'avvocato, quindi veramente chiara, esaustiva, semplice, sì, e non come alcune situazioni dove stavo 4 ore alla fine di una casa, non ho capito niente quello che abbiamo detto. No, prima di rispondere a questa domanda, ti rubo tre minuti, non vado fuori tema, ma credo che sia importante sottolineare che cosa sono i diritti d'autore e i diritti connessi. Diritto d'autore come income economico oggi nell'anno 2017, cioè perché sono diventati così importanti, che voi leggete sui giornali, che SIAE viene attaccata politicamente, monopolio, non monopolio, Soundbrief, Battamue, chi più ne ha più ne meno, perché è diventata una delle risorse più importanti, secondo la più importante di tutta l'industria creativa musicale italiana. Cosa è successo? 10 anni fa c'era un veicolo che era un supporto fisico, normalmente era il CD, qualche CD, qualche singolo, che veicolava il contenuto musicale. C'era l'autore che scriveva il brano musicale, il compositore che insieme creava diciamo, la canzone vera e propria, il produttore che pagava lo studio, i musicisti, realizzava la produzione fisica, la casa discografica, come ha detto l'avvocato, acquisiva i diritti e andava a commercializzare per cercare di rendere economicamente interessante questo progetto musicale, l'editore musicale che dall'altra parte cercava utilizzazioni in termini di radiofonia, licenze editoriali e quant'altro in Italia, all'estero, eccetera. E quindi c'era un circuito che viaggiava sopra una scatoletta di plastica con all'interno un pezzo di altrettanto plastica, dove lì c'era la musica. Questo che cosa consentiva? Consentiva a tutte queste persone coinvolte di avere una remunerazione certa, perché tot stampati, tot pagati, quasi, un margine importante. Che se voi vi ricordate 10 anni fa un CD costava 15 euro appunto lì, il costo industriale di un CD era 2 euro, 2 euro e mezzo, cioè 3 euro quando si facevano copertine con i libretti e quant'altro. Quindi tutta la differenza alimentava tutto il sistema e quindi i soldini andavano in tasca, un po' all'autore, un po' al compositore, un po' all'editore, un po' al produttore, un po' alla casa discografica, un po' all'artista interprete esecutore e così via. Alla catena del commerciale, eccetera.
È arrivato un bel giorno che Pertino, c'è stato uno che si è svegliato e ha detto: sai cosa c'è qua? Io la rivoluzione tutto in mano, un network di gente che compra solo i miei computer, che compra solo i miei tablet, che compra solo i miei telefoni, adesso gli do anche un sistema per comprare la musica solamente da me. E si è inventato, diciamo, la musica liquida, no? Quindi gli MP3 che venivano acquistati attraverso il sistema, e poi sono gli iTunes, sapete meglio di me quello che succede. Che cosa è successo? Che l'industria, che fatturava miliardi di euro, di dollari, cioè hanno detto: ma questo è un pazzo, dove va questo qua? Voi fate conto che gli indipendenti, che meno male sono sempre a caccia di qualsiasi tipo di nuova opportunità, perché sono quelli un pochino più, diciamo, attenti a cosa succede nel mercato, sono subito buttati sulle iniziative. Infatti, se andate a vedere le prime uscite dei primi brani che stavano su iTunes, erano tutti indipendenti. Poi le multinazionali, piano pianino, hanno cominciato a concedere il loro catalogo perché hanno visto che il business era importante. Tutto questo ha fatto però sì che i 15 euro di un CD a un costo industriale di 2,5 si tramutavano in 5, 6, 7 euro meno il 33% che prendeva il distributore iTunes, e la differenza veniva ripartita su tutte quelle persone che c'erano anche prima: il produttore, l'autore, il compositore, l'editore e quant'altro. Quindi si sono ristretti i margini e sono cominciati a diventare importanti i diritti, cioè i diritti di esecuzione, i diritti che paga il bar sotto casa dove andate a fare colazione la mattina, del ristorante che fa il concertino la sera insieme alla cena, della discoteca piuttosto che della radio, piuttosto che della web radio, eccetera, eccetera. Sono diventati importanti. Oggi, che diciamo la parte economica sul web, quindi sul digitale, quindi viene normalmente chiamato digitale, è assolutamente inferiore al valore che questi contenuti danno alle piattaforme. Non so, abbiamo YouTube, che è la piattaforma dove statisticamente la gente ascolta più musica, che paga il contenuto della musica che ascolti un settimo quello che paga Spotify. Quindi avete già capito che si riduce ulteriormente il margine per quelli che devono lavorare in questo settore. C'era prima l'avvocato: se qualcuno vuole lavorare e vuole camparci con questo mestiere, bisogna che qualcosa guadagni, non è che qua respiriamo l'aria e non mangiamo niente. Purtroppo mangiamo, beviamo, paghiamo gli affitti, le bollette e gli abbonamenti. Quindi tutto questo si è trasformato in una riduzione degli introiti dovuti alle commercializzazioni, che ha fatto sì che i diritti sono diventati la parte più importante di quello che possono incassare gli autori, i compositori, gli editori, i produttori, gli artisti. Sono diventati fondamentali, infatti sono buttati tutti, no? Detto questo, che cosa può fare la SIAE? Prima di tutto serve, secondo il mio punto di vista, serve che il compositore, l'autore, o l'eventuale editore, o l'artista interprete, o anche l'etichetta discografica che nasce domani, abbia quello che chi è nato 30 anni fa non aveva, cioè che abbia un'alfabetizzazione importante, che sappia dove andare a dirigere il proprio business. Se uno si mette a fare oggi stampare 100.000 CD o ha una cartina molto, molto capiente, se no lo deve mettere da nessuna parte, nel mercato per 100.000 CD di un artista emergente non c'è, non esiste. Quindi sapere dove andare è molto importante. Poi chiaramente le società di gestione collettiva, chi faceva cenno un avvocato, cercano di recuperare il più possibile di tutti i diritti queste eventuali utilizzazioni, vendite e quant'altro, hanno sia sul web che su quello che viene dal fisico, no? Cosa può fare la SIAE? La SIAE è quello che sta facendo negli ultimi
ultimi 4 anni in SIAE, io diciamo, sono editore da più di 35 anni e in sala ho visto anche quelli che sono editori ancora più anziani, non voglio dire vecchi di me, ma ho vissuto tutta la storia della SIAE, no? E quello che gli stessi operatori del settore pensavano della SIAE era: ma qua questi incassano da questo, incassano da quello, ma poi ripartiscono e impara loro. Allora c'è Calderone, c'è Tozzi che prende tutti i miei soldi, Paoli che è diventato presidente perché guadagna il triplo degli anni. C'era tutta una sorta di leggende metropolitane che in parte avevano riscontro nelle ordinanze di ripartizione, perché la SIAE ripartisce i diritti che incassa con quelle che si chiamano ordinanze di ripartizione. In parte c'era un piccolo riscontro. Negli ultimi 4 anni, dopo il commissariamento, voi sapete che la SIAE ha vissuto una storia travagliatissima, è stata commissariata 15 anni fa mi pare, poi è stata ci sono state le elezioni, poi è stata ricommissariata 5-6 anni fa, forse un po' di più, e l'obiettivo principale dell'ultimo commissariamento era, commissario il povero Rondi, era quello di avere degli obiettivi molto chiari e semplici, cioè primo far uscire dalla SIAE la politica, perché il consiglio di amministrazione della SIAE era vestito di politica, c'era un rappresentante del Consiglio dei Ministri, rappresentante del Ministero dell'Economia, rappresentante del Ministero, e quindi aveva comunque un'ottica che non era quella imprenditoriale, era quella di matrice politica, perché la SIAE è un ente pubblico a base associativa, quindi è il governo, tra virgolette, il titolare, però la base associativa cosa fa? Se la gestisce e crea i propri organi, crea le proprie ordinanze di ripartizione con gli organi che ha creato e quant'altro. Però se c'è di mezzo la politica, è chiaro che non si può operare così come si potrebbe operare in un'azienda privata, no? Dove i soci sono quelli che danno le strategie e il management è quello che le porta avanti. In SIAE in questi 4 anni si è cercato di fare quello, dal commissariamento che ha fatto lo statuto, ha semplificato tutta una serie di situazioni legate a eventuali diciamo, problematiche di ripartizione note, ma che non è il caso di rimarcare, si è presentata con una differenza, con una differente strategia, con un differente management che a mio parere comincia a dare i suoi frutti, cioè la dirigenza in SIAE è cambiata in termini di ringiovanimento, no? Oggi fino a 3 anni fa il direttore della sezione musica era 67 anni, oggi ne ha 42, il direttore della ripartizione ne aveva 65, oggi ne ha 39, il direttore dei sistemi informatici non esisteva, oggi ne ha 38, cioè si è comunque cercato di dare a SIAE un'immagine, più che un'immagine, una struttura manageriale, quindi questa gente è qua per cercare di ripartire, di incassare più possibile da tutti coloro che utilizzano il proprio repertorio di SIAE, quindi anche quello del giovane emergente che decide di iscriversi alla SIAE, non è che mica obbligatorio iscriversi alla SIAE, uno può iscriversi alla SIAE o può non iscriversi da nessuna parte o può dare le proprie creazioni sia all'avvocato che creative commons. Quindi qual è la missione? È quella di cercare di continuare ad incassare e di trovare la maniera più vicina possibile a una ripartizione analitica. La ripartizione perfetta non esiste, no? Non esiste la famiglia perfetta, non esiste la macchina perfetta, non esiste il microfono perfetto, la sala peggiore, non esiste nulla di perfetto. Tanto meno la ripartizione che quando il bar qui all'angolo paga 300 euro, non è che ti dice questi 300 euro sono, perché suona 23 minuti il pezzo tuo, 15 il pezzo tuo, se dice, non è possibile, ti dà 300 euro, dice ma ringrazio che ho dato 300 euro, quindi tutti i soldi che arrivano senza targa, quindi senza la possibilità di avere una ripartizione analitica, necessitano
di avere una ripartizione proporzionale a quelli che invece hanno avuto la ripartizione analitica. Più analitico c'è e più si riesce a ripartire in maniera corretta quello che arriva con l'analitico. Un'altra cosa importante sul fronte diciamo della parte della modernizzazione della SIAE è quella che si è cercato di digitalizzare il più possibile tutte le procedure interne che erano parecchio complicate, a partire dal deposito, no? Quello che viene chiamato deposito, bollettino, modello 112, dove si scrive il depositore, iscrizione del compositore, il titolo del brano, la quota del compositore, la quota dell'autore, la quota dell'editore, così si stampa, si fa firmare, allora il compositore è di Ferrara, si manda a Ferrara, il confirma, riporta il tre indietro, poi l'autore delle parole invece è di Firenze, si manda a Firenze, confirma, e ritorna a Bologna, l'editore ce l'ho due, uno di Bologna e l'altro è di Rimini, si prende quello del nuovo timbra, mandare, quindi una procedura estremamente complicata. Poi si deposita tutto in SIAE, la quale a sua volta deve prendere il cartaceo, deve andare a controllare che siano rispettate tutte le logiche tecniche di differenziazione di quote tra i compositori e tra gli autori. Poi deve inserire in un sistema digitalizzato a mano, c'è qualcuno che fa questo tipo di lavoro. Quindi, dal momento in cui tu hai il timbro sul bollettino della SIAE, dal momento in cui tu te lo ritrovi analiticamente disponibile per le ripartizioni, passano mesi, normale che sia così. La digitalizzazione del deposito va incontro a questa anomalia, se vuoi chiamarla. Cioè, facendo il deposito online, quindi ogni autore, ogni compositore, ogni editore fa la cosiddetta firma digitale, si scrive il portale autore, autorizza la firma digitale, a quel punto senza tutto questo scambio che fa guadagnare corrieri, poste e tutto il resto, si riesce ad avere il proprio brano online, la propria registrazione online più velocemente possibile. La digitalizzazione dei bordereau, che sono praticamente le dichiarazioni vengono fatte ogni evento che viene pagato dalla SIAE, oggi è possibile farli anche da un punto di vista digitale. Mentre prima il bordereau cartaceo tu lo dovevi scrivere, ammesso che te lo davano prima della fine della serata, quindi stavi lì, la serata finiva alle 2:15, ti mettevi lì, dopo avevi bevuto, suonato, ricoglioni, ti piazzavi, scrivevi i pezzi, allora c'era. Io sai cosa c'è che scrivo, Albano nel sole, Gesù Giuseppe, che era normale che fosse così, quindi i bordereau rischiavano di avere una correttezza in base a quello che hai suonato, che era pari a zero, no? Ogni volta si faceva un controllo, le differenze tra il bordereau che veniva consegnato e quello che veniva registrato erano macroscopiche, in certe zone d'Italia erano al 90%, tanto per dire. Quindi dimmi quando mi devo fermare. No, vai, poi ho delle domande, ma vai. Per cui il fatto di poterlo fare il giorno dopo, a casa, due giorni dopo, tre giorni dopo a casa, avendo la possibilità di scrivere realmente quello che è suonato, pescando dal database della SIAE, dove se tu sei anche un autore ti propone le opere che hai depositato tu. Che si presuppone che se tu sei il cantante e quindi il direttore dell'esecuzione di quella serata del gruppo X, esegui quel repertorio e quindi quando scrivi nel sole non è che tappare quello che è scritto qua di Albano, tappare prima la tua, perché il sistema ragiona, l'algoritmo ragiona, dice forse ha cantato la sua, non quella di Albano, come no. E via in questa direzione. Chiaro che il percorso è molto difficile, perché comunque va spiegata questa cosa a tutti coloro che bene o male sono interessati, a partire dagli utilizzatori, perché per un bordereau digitale può essere fatto se l'utilizzatore, che è quello che paga, a sua volta fa il permesso digitale. Se quello non fa il permesso digitale ma va alla filiale oppure al mandatario della SIAE e
fa il solito permesso a mano col pagamento, con l'assegno, con i contanti, punta a capo, cioè non si riesce a fare nulla. Massimo, no, figurati, insomma, direi tutto assolutamente chiaro. Non so se volevi continuare oppure se posso interromperti io. No, io è meglio che mi interrompo. Con una domanda. Allora, mi piacerebbe che a questo punto entrassi, se ne voglio, un po' nel merito. Ne abbiamo parlato, ne ha ovviamente parlato Raffaella nell'introduzione, delle edizioni musicali, cioè rivestendo entrambi i ruoli, no? Di dirigente SIAE, ma anche dicevi 35 anni di editore musicale. Purtroppo sì. Ecco, allora, Raffaella ci ha spiegato cosa sono le edizioni musicali. Puoi provare a spiegarci perché sono così, una domanda banale, ma perché sono così importanti? Perché, a tuo avviso, un'etichetta discografica piccola, giovane, appena nata dovrebbe, oppure invece mi dici di Notum, dovrebbe mettere in piedi le edizioni musicali? E perché capita così spesso di imbatterci in artisti, tu lo sai, anche di media fama, che non hanno un editore, hanno dei brani non editi? Ma questo non lo so, però è il discorso con cui ho cominciato l'intervento, cioè oggi un'etichetta discografica ha come principale income, cioè principale fonte di incasso, i diritti. Quindi l'etichetta musicale che la mattina apre deve comunque pensare ai diritti d'autore e quindi deve farsi la sua edizione musicale, e ai diritti connessi, quindi deve iscriversi a una delle strade colletti che raccolgono i diritti connessi, perché questo è il primo punto per andare a costruire. Se lo fa pensare di vendere il CD o i vinili, parliamo di niente, o ha molti soldi da buttare, certo. Non se li butta dove vuole, però da un punto di vista imprenditoriale è come fare 100 metri partendo dall'arrivo anziché dalla partenza. Ma è così difficile, quindi, mettere in piedi una decisione così? No, oggi è molto più semplice. Perché una volta costava anche tanto, no? Una volta costava tanto perché era molto complicato, c'era una procedura che andava dalle partiture delle bande, fino a tutta una serie di complicazioni che neanche mi ricordo qual erano. Oggi è molto più semplice, oggi basta depositare, credo, una quantità di bollettini, fare tutta una serie di procedure che sono principalmente quelle di dichiarare un nome che deve essere lo stesso della società, perché essendo l'edizione musicale un copyright, serve andare a vedere che non ci sia nessuno nel resto del mondo che ha lo stesso nome, altrimenti ovviamente c'è anche la confusione, no? Quindi faccio per esempio dell'Irma, Casa Geografica, ma siamo andati per fare l'edizione musicale Irma, che ha un'edizione musicale, che ha Irma, nessuno nel mondo, no? C'era un francese che si chiamava Irma, allora mi ha dovuto fare, cioè, acquisire un'altra già fatta, perché quella non si poteva fare, cioè questa è una stupidaggine, e questa procedura prende comunque un po' di tempo. Anche perché la società deve chiamarsi, essendo una società che rappresenta un copyright, deve chiamarsi come l'edizione, non è che tu ti puoi chiamare società Museo della Musica SRL e la tua edizione si chiama Via Strada Maggiore, non si può, cioè la tua società si deve chiamare Strada Maggiore SRL come la tua edizione musicale. Questa non è che una regola della SIA, è una regola del copyright internazionale, perché altrimenti il rischio è che un brano dell'edizione X finisca all'edizione X che si chiama uguale, perché è basata in Svezia. La tua domanda è: l'etichetta indipendente oggi, così come l'autore, è praticamente costretta a muoversi in questa direzione, costretta se conosce un minimo le situazioni di mercato che ho spiegato prima. Molte volte, poi hai detto, com'è possibile che molti autori, molti compositori non abbiano per quello che è la mia esperienza, perché non ne vogliono, cioè non riconoscono il ruolo dell'editore legittimo, perché comunque il ruolo dell'editore deve, secondo il mio punto di vista, essere operativo, non è che uno arrivi a quello. Quindi che fa l'editore? Appunto, che fa l'editore? Allora, sì, non è che fa l'editore. Gli editori sono di tutti i tipi, sì, no? Diciamo che cosa dovrebbe fare l'editore? L'editore dovrebbe trovare
le utilizzazioni che permettono di recuperare soldi dalla quota editoriale che lui acquisisce dall'autore. Cosa vuol dire? Vuol dire che deve mandare i brani musicali alle radio, mandare i brani musicali alle televisioni, mandare i brani musicali alle agenzie di pubblicità, mandare i brani musicali ai produttori di film, per cercare delle utilizzazioni. Man mano che ci sono delle utilizzazioni, quelle utilizzazioni vengono, i denari che arrivano da quelle utilizzazioni vengono divisi con gli autori e con i compositori. Che oggi è praticamente lo stesso tipo di lavoro che fa anche l'etichetta indipendente, perché cioè, sono tutti e due nella stessa direzione, no? Non è che uno fa una cosa, uno fa un'altra. Una volta era così, una volta c'era, parliamo di una volta, il Paleolitico, nel 2017, una volta c'era l'autore che firmava con l'editore, poi c'era l'editore che andava al piano di sopra, alla casa discografica, che si chiamava come lui, ma che era un'altra società, siccome c'era spazio per tutti, no? In termini di stipendi, guadagni e tutto il resto. Andava al piano di sopra e diceva, non so, la Ricordi che faceva l'edizione musicale, andava al piano di sopra che faceva la casa discografica, diceva, senti, guarda, ho firmato sto ragazzo che secondo me non è male, si chiama Battisti, ma vuoi provare a sentire? Ma diceva, no, ma adesso c'ho da mettere questo, adesso non è il momento, capito? Allora non so, andava all'RCA, però diceva, però sai che questo non è male. Allora tu trovavi perché così è, adesso io lo sto semplificando, non è che mi sto facendo un film, funzionava così, poi era un po' più complicato, quindi era a Milano, l'altro era a Roma. Però tu trovavi il disco di Battisti su etichetta RCA e le edizioni erano della Ricordi, ad esempio, perché funzionava in questo modo. Cioè l'editore faceva proprio questo tipo di lavoro a 360 gradi. Quindi anche oggi, un po' il talent scout, Massimo. Sì, oggi il talent scout lo fa l'etichetta indipendente, fra virgolette, le multinazionali, nulla contro, però voglio dire, multinazionali fanno un tipo di talent scout che diciamo, si ferma al talent, perché per gli scout non c'è niente. Mentre invece il cuore indipendente che va in giro, hai capito, a cercare, magari quello che suona nel concertino, che ha sentito dire allora, ma perché tu, cioè, fa un lavoro completamente differente e ha bisogno di recuperare sia dei diritti d'autore, ecco il perché dell'edizione, sia dei diritti connessi. Poi anch'io sento spesso qualche artista, qualche autore, qualche gruppo che viene da me e dice, ma che mi spieghi cosa fa l'editore musicale? Perché io sono andato con un altro editore là, ma quello mica ha fatto niente, ho fatto firmare, ho fatto dei diritti deposito, quello mica ha fatto niente. Diciamo che quello è un editore musicale un po' anomalo, no? Cioè, come io potrei essere un buon panettiere, cioè io sono capace, però a casa delle volte un po' mi arrangio, no? Con il vetro del forno, vengo fuori delle schifezze che non mangia nessuno, però il concetto è lo stesso, cioè questo è un mestiere. Se uno lo fa in maniera scrupolosa e seria, parlo dell'editore musicale, non va a rubare nulla a nessuno, non quello che in termini, diciamo, tecnico deontologici si chiama non squaleggia, no? Che sarebbe l'attività dello squalo che si è in giro per cercare quello più debole da mangiare. Non funziona così. L'editore serve, che normalmente è anche un'etichetta indipendente, cioè sono tutti e due, fanno un come nel vostro caso, come nel caso nostro, ma nel caso di un'associazione di 130 associati, e lavorano tutti in questo modo, sono 130 associati editori musicali e 130 associati dell'associazione delle discografiche, perché insomma, fanno la stessa identica cosa, che come i ragazzi sono venuti l'altra volta in Woodworm, la Woodworm, uguale, esattamente, sì. Non so se c'era. Poi loro addirittura fanno anche il booking, fanno, cioè, sono addirittura ancora più avanti da un punto di vista diciamo degli orizzonti del mercato di oggi. I vecchi magari non lo sanno fare, quelli si fermano lì. Ma allora ti chiedo, Massimo, abbiamo parlato dell'etichetta, la necessità che mette in piedi l'edizione musicale. Ecco, invece il singolo artista che si autoproduce, un disco, no? In maniera assolutamente indipendente, quindi non lo fa con un'etichetta, ci investe, si fa le sue 300 copie del CD, lo mette online, ma allora viene da te, cioè allora cosa può? Non è, intanto non è obbligato, no? Ovviamente, no, accedere, però
però ha, magari l'artista non lo sa, è un valore in più che lui ha, o no? Cioè, può venire da te e dire, ti cedo le edizioni? Certo, anzi, normalmente, non è normalmente, però, si va verso questo tipo di sviluppo, cioè, non è che esistono tutte le figure che esistevano una volta. Adesso il produttore è anche piccola etichetta discografica, a volte non è anche piccolo editore, perché così come esistono le edizioni, esistono anche le co-edizioni, cioè si può anche dividere insieme sia quello che è l'investimento e quello che sarà dopo la liberale. Questo è, anzi, ormai da quello che vedo io dal mio punto di osservazione ci si muove in questa direzione. Però il valore aggiunto oggi dell'etichetta, cioè dell'edizione musicale, è quello che... Per il singolo artista. Per il singolo artista è quello che comunque ti incanala in una situazione legata a quello che devi fare per poter utilizzare al meglio la tua opera musicale e poter ricevere il massimo di quello che tu hai. Quindi non ti fa perdere per strada nessun centesimo. Questo è oggi il ruolo principale dell'editore musicale, che è legato all'etichetta discografica, nel mondo del digitale, ha una valenza molto più importante, perché mentre, cioè adesso io non voglio entrare, perché sennò qui facciamo notte, però nel mondo digitale non è che funziona purtroppo che c'è qualcuno che ha Spotify o piuttosto che ha iTunes, Apple Music, Deezer, mettete YouTube, che c'è uno là che ascolta tutti i brani che gli arrivano, lui ascolta, questo bello, metto qui, questo brutto, no, questo bello metto qui, non funziona così. Funziona in termini di credibilità di ciascun fornitore musicale, no? Quindi la credibilità di un'etichetta che ha, non so, 5 release al mese, che vende, mi sto improvvisando, che vende, non so, 100 download e fa 100.000 rating, scusi, 100.000 streaming, ha una potenzialità di visibilità all'interno del mondo digitale che non ha quello che c'è un disco 150.000 volte più bello, che però solo mette su da solo, purtroppo. Questo è quello che succede, no? E ci sono anche delle prove del 9 su questo. Ci sono dei ragazzi che l'hanno fatto, l'hanno messo per suo conto e hanno fatto, non so, 57 download e 3.700 streaming. Lo stesso album l'hanno tolto e l'hanno mandato su con la casa discografica, che non è che abbia fatto tanto, però ha investito, perché la visibilità sul web, poi lo sapete anche voi, no? Non è che YouTube, Facebook, cioè qui per avere si pagano delle campagne pubblicitarie che sono legate ai like, che sono legate alle view, che sono legate a... ci vuole un esperto per questo. Però si pagano, perché si paga Google, come si pagano tutti quelli che fanno questo tipo di lavoro, no? Cioè oggi per un'etichetta musicale indipendente, anche piccola o anche media, lo streaming è più della metà dell'incasso che arriva da tutto il digitale, no? Questi sono i dati dell'ultimo trimestre. Cosa significa? Che questa etichetta è un'etichetta fenomenale, che ha i migliori brani di tutte, non solo, probabilmente non completamente. Perché? Perché lo streaming purtroppo è fatto di playlist, e quindi le tre multinazionali cosa hanno fatto? Hanno detto, funziona come così, cioè se io faccio una playlist al giorno con un brano, faccio 10, se ne faccio 10 faccio 100, se ne faccio 1000 faccio 2000. Ma se funziona così, sai cosa c'è? Ogni multinazionale si è comprata una società che fa solo playlist. Ci sono un gruppo di persone come in queste sale, e dalla mattina alla sera c'è uno che fa la playlist rock, uno hard rock, uno lounge, uno chill out, uno dance electro, uno... E che fanno? C'hanno un budget, tu devi fare 20 playlist al giorno di quel genere. E non fanno altro che buttare con, ovviamente, cose della casa discografica, certo, che li paga, aggiungendo qualcosa un po' in qua e in là per renderle, diciamo, fra virgolette, un po' più credibili, no? Certo.
l'indipendente fa più o meno la stessa cosa, cioè al proprio interno ha uno sviluppo che con il proprio catalogo fa che fare purtroppo delle playlist. Io mi rendo conto che questo, diciamo, lede la creatività, diciamo, dell'artista o del compositore, però io credo che lede in parte, perché oggi il lavoro è fatto insieme, cioè l'etichetta lavora insieme con il produttore, nel caso ci sia, lavora insieme con l'artista che gira e si esibisce, lavora insieme con l'ufficio stampa, lavora insieme con il distributore, sia digitale che fisico, se c'è il fisico. Cosa vuol dire? Vuol dire che si cerca di uniformare la comunicazione in un'unica direzione. Quindi ognuno ha potere uguale all'altro, non è come succedeva 10-15 anni fa, dove tu arrivavi, portavi la tua cassetta, allora c'era il discografico dell'epoca che diceva no, questo va bene, questo funziona solo d'estate, cosa siamo? Ottobre, questo ti dà le cassette fino a maggio, no? Perché bene o male. Allora arrivava l'ufficio stampa e diceva guarda scusa che quello lì ho sentito la radio che lo parla. No, 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 tu stai non capisci niente, via. Hai capito? Funzionava così allora. Io vi dico le cose come le ho vissute io, poi se c'è qualcuno che le ha vissute diversamente, non è che sia esclusivo il mio, la mia visione del mercato. Però oggi così io vedo le etichette che funzionano in termini di emergenti che scoprono. Filone dell'hip hop, fortunatamente quasi tutto è venuto fuori dal mondo indipendente e lavorano così, fanno riunioni a 6 o 7 persone dove ognuno c'ha il proprio e dice la propria, poi insieme decidono se fare o non fare questa cosa, se fare o non fare questa promozione, se spendere o non spendere questo investimento. Andato fuori tempo. No, a scuola andavo sempre fuori tempo. Vediamo qui, ti perdoniamo. Ma senti, due cose, anzi no, una, poi magari sentiamo appunto che ci sono, sicuramente ci saranno delle domande. E Raffaella nella sua introduzione appunto ci ha parlato dei diritti d'autore e poi dei diritti connessi, no? Spiegandoci cosa sono i diritti connessi. Ecco, anche i diritti connessi sono una fonte importante di guadagno, no? Magari fondamentale, fondamentale, cioè i diritti connessi sono, come ha spiegato molto meglio di quello che sto per spiegare io l'avvocato, cioè sono i diritti che spettano a chi interpreta un brano musicale e al produttore che paga questo tipo di registrazione o che fisicamente la rende disponibile agli altri. Quindi una volta che Gianni Morandi fa una cover di Battisti, sono un po' limitato nel tempo, scusate gli esempi, purtroppo esempi storicizzati, un po' storicizzati. Che cosa fa? Di diritto d'autore, la sua casa discografica e lui come artista interprete esecutore piglia una bella zero, cioè prende niente, poi fai download, raccoglie il download, cioè fa lo streaming, raccoglie lo streaming, però di diritto d'autore non prende assolutamente nulla. Cioè, chi decide quanti punti deve prendere un produttore? Scusa se ti interrompo, mi scusi, siccome siamo quasi alla fine, tutte le domande no, mi spiace. Le teniamo per dopo, grazie. Dopo la teniamo, questa è interessante. Sì, assolutamente, teniamo un po' di una domanda. Quindi non prende assolutamente nulla, no? L'artista interpretato e il produttore o l'etichetta che ha prodotto quel brano. Il diritto connesso al diritto d'autore fa sì che anche attraverso i tre articoli di avvocato, 71 per come privata la memoria, 72 per la pubblica esecuzione, 73 per la... Ci sono tre articoli di quella legge, che naturalmente io conosco in maniera precisa, che però consentono anche al produttore, casa discografica e anche all'artista interprete esecutore di avere una remunerazione ogni volta che c'è un'utilizzazione oppure ogni volta che c'è una copia. Cosa succede? Che questi diritti connessi, finché il mercato diciamo, tirava con il prodotto finito dei CD che vendeva e quindi tutti felici e contenti perché comunque i fatturati venivano sempre rispettati,
erano poco, diciamo, la concentrazione delle industrie era poco su questo tipo di guadagno, no? Di incasso. Quando invece la situazione è completamente cambiata, l'industria si è spostata per cercare di incrementare questo tipo di diritti. L'esempio più eclatante è quello del diritto, cosiddetto diritto di coppia privata, no? Cioè quando voi andate a comprare un computer, correggimi, mi sono pieno di avvocati in giro, non sta attento a quello che dico, se no poi mi crocifico. No? Quando voi andate a comprare un computer, un tablet, uno smartphone, una chiavetta che ormai non si vendono più, eccetera, voi pagate una parte dell'importo che viene destinato a quello che viene chiamato l'uso di copia privata, poi l'avvocato spiegherà meglio, che fino a metà del 2014 era, uso delle medie, circa 0,45 per ogni smartphone o tablet venduto, no? 0,45. Mi pare che sia primo luglio, primo giugno, una roba del genere, del 2014, il governo, il ministro Franceschini, ha deciso un adeguamento di queste tariffe uniformandole alla media europea. Cioè ha portato da questo 0,45 quello che era a 4,20, quindi ha incrementato notevolmente questo tipo di diritto, che va a tutta la filiera, non è che va solamente ai produttori fonografici o agli altri, va a tutta la filiera dell'industria creativa, che potrebbe essere danneggiata, anziché è sicuramente danneggiata, dall'utilizzo di questo smartphone che tu hai comprato per metterci dentro musica, registrare film e tutto quello. Questo importo, al di là delle ripartizioni primarie che vengono fatte tra cinema e musica, poi tra editori, compositori, autori e produttori fonografici e artisti interpreti scultori, ha comunque quadruplicato solo questo tipo di diritto, che quindi sono molti soldi che sono entrati in circuito. Fra l'altro, con la liberalizzazione del collecting del diritto connesso, oltre alla confusione che evitiamo derivata, però ogni gruppo, diciamo, si è fatta la sua collecting, quindi oggi credo sia un 7-8, non so, quante volte che c'è una riunione, si allargano sempre i tavoli insieme, si comincia con un piccolo, adesso c'è uno grande, perché se no non... Quindi il diritto connesso è diventato per l'etichetta e per l'artista importante, perché prima o non lo prendeva, lo prendeva in maniera proprio marginale. Oggi invece lo prende la copia privata, il 71, lo prende da tutti coloro che utilizzano quella registrazione, e quindi che fanno lo scarico del download e lo trasmettono alla radio, devono pagare il diritto connesso, che comprano il CD e lo copiano nel database della radio, devono pagare il diritto connesso. Ogni volta che viene trasmesso devono pagare il diritto, e quindi utilizzare devono pagare il diritto connesso. Quindi, la platea economica è molto più larga rispetto a quello che è semplicemente 6 o 7 anni fa, neanche andando troppo indietro. Quindi è diventato importante. Il signore diceva com'è la ripartizione. La ripartizione è a contrattualistica privata, se parli del produttore fonografico e dell'artista interprete esecutore. Parli di questo tu, no? Dell'autore del testo prende gli stessi punti dell'autore della musica, o posso decidere, siccome il testo è più importante della musica, per un'altra domanda, comunque va bene. No, perché qua c'è risposta alla mia domanda. No, quella del produttore fonografico con l'artista interprete esecutore è a trattativa privata, però usualmente oggi è 50-50, cioè fatto 100, 50 prende il produttore e 50 prende l'artista. Quello che dici tu invece è la parte sempre di diritto connesso che va all'artista, al compositore e all'autore e all'editore. Quello dipende dalle quote che tu hai messo nel deposito. Per una serie di situazioni storiche in tutto il mondo il compositore prende sempre di più rispetto all'autore, perché se tu vai a teatro, teatro comunale, e vai a vedere l'opera, ti danno il libretto, no? Perché? Perché c'è
l'opera di Giuseppe Verdi, c'è tutta l'opera, che ci sono l'atto di musicisti, che ognuno legge la sua partitura, eccetera, e il libretto c'è sotto lei, scritto in piccolo, che ti rimette gli occhiali, se non vedi, almeno io, dove c'è scritto il testo. Perché questo? Perché la musica faceva arrivare lo spettatore che pagava il biglietto, il testo, cioè, aveva un'importanza relativa, parte da lì questa differenziazione. La musica parte con il compositore, il testo è sempre visto come qualcosa di marginale, ecco, di, poi che non sia più oggi come dici tu, anzi, scusa, come forse volevi intendere tu, anzi forse in alcuni casi, proprio quello dell'hip hop è l'esatto contrario, se c'è un testo, perché le basi, cioè, sono tutte uguali, le schiacce uguali, le precise, adesso questa è fuori verbalissima. Non lo registriamo, però oggi invece è esatto il contrario, però al momento è ancora così. Le quote minime per quanto riguarda i depositi con l'editore sono 7 24esimi per il compositore e 5 24esimi per l'autore. C'è una grossa differenza. Allora, no, scusa un attimo, poi apriamo le domande. No, Raffaella, vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi che passiamo direttamente alle domande? Delle puntualizzazioni. Allora, intanto ti prego di fare un applauso. Raffaella Pellegrino, insomma, anche il Massimo Dei è stato molto gentile a trascorrere con noi una parte del pomeriggio e a raccontarci un sacco di cose secondo me interessanti che io ignoravo in buona parte, quindi spero siano state davvero utili per voi. Ringrazio anche in sala, c'è anche il direttore generale della SIAE per l'area Emilia Romagna Marche, mi corregga se sbaglio. Generale non si può dire. Togliamo il generale, che ringrazio naturalmente, buonasera per la presenza. E domande, insomma, sono state dette tante cose. Prego, c'è qualcuno che vuole far girare il microfono? Sì. Ah, grazie. Se vi alzate per fare domande sono più contento, grazie. Io sono studente di composizione presso il Conservatorio di Bologna. Funziona. Io sono studente di composizione presso il Conservatorio di Bologna, ma ho comunque già scritto molta musica che ancora non ho con le stampe. Sono iscritto alla SIAE da questa estate. Volevo chiedere come ci si può mettere in contatto con un editore per stampare la propria musica. Guarda, io fra l'altro, se ho capito bene, tu hai composto delle cose di musica classica o musica lirica? Sì. Bene, sì. Ecco, io purtroppo, cioè la SIAE è composta da varie sezioni, no? E non è che c'è una sezione musica che si occupa di tutta la musica, c'è una sezione musica che si occupa di musica e poi c'è una sezione specifica che si chiama la sezione lirica classica, credo, adesso non so come si chiama. D'ora di un'altra cosa, che si occupa di queste cose, quindi ti suggerisco, io non saprei suggerirti anche perché credo che non siano tanti gli editori iscritti a questa sezione. Se vai sul sito della SIAE, lì trovi tutte le informazioni necessarie per la sezione classica e la sezione lirica, che credo siano la stessa cosa. Fra l'altro apro e chiudo una parentesi, la SIAE non è che fa solo musica, la SIAE è l'unica società del mondo che si occupa di tutta la creatività italiana. Cioè la SIAE ha una sezione musica, una sezione lirica, una sezione classica, una sezione d'or, che è quella legata ai diritti, diciamo, delle opere teatrali, ha una sezione cinema, poi che cosa mi dimentico? Cioè, deve essere una Olaf, e c'è una sezione Olaf, che sono l'Olaf. Opere letterarie e arti figurative. Ecco, esatto. Che gestisce. Quindi insomma, è una struttura abbastanza, parla che fa solo musica, cioè le altre società del mondo fanno solo musica. Poi c'è una che fa cinema, c'è una che fa, cioè ognuna fa le sue. Purtroppo, ed era una delle tematiche che venivano discusse in ambito
diciamo, di liberalizzazione del mercato del diritto d'autore, le sezioni lirica, le sezioni classica, le sezioni Dor e le sezioni Olaf sono sezioni che riescono a restare in piedi perché i soldi glieli dà la sezione musica. Cioè le uniche sezioni autosufficienti all'interno della SIAE sono la sezione musica e la sezione cinema, che si pagano con i contributi dei propri associati. Le altre tre, quattro, questo no, tre, stanno tutte su la sezione che porta a casa più soldi di tutti. Io credo che siamo intorno all'80%, no? Più o meno 80-82% su tutto l'incasso della SIAE che porta a casa la sezione musica. Quindi, tradotto, se questo income viene a mancare, non ci sono più le risorse per poter sostenere la sezione musica, la sezione classica, che tutela tutti gli, come quel ragazzo che ha parlato prima, compositori di musica classica, idem per quella lirica, idem per quelli che scrivono le sceneggiature del teatro, idem per quelli che scrivono i libri. Scusate. Grazie. Quindi comunque per metterci in contatto con gli editori che ci può fare? Vai sul sito, lì c'è. Se tu vai sul sito della SIAE, dove mi pare si chiami organi sociali, oppure sezioni, comunque vai, ti fai un giro, lo vai a cercare. Ci sono le varie sezioni e c'è scritto, non so, per esempio, sezione classica, ci sono i componenti della commissione. Ci sono i nomi e i cognomi e i nomi della loro edizione, credo anche il link alla loro edizione, quello è un contatto, poi dopo io non so se... Altra domanda? Quindi questo per vedere chi sono gli editori, certo, sì, certo. Classica da andare poi a contattare. Sì, a contattare, certo. Buonasera. Allora, io sono cantante, però mi occupo di un repertorio che è veramente molto particolare, perché oltre ad essere popolare non è neanche italiano, diciamo, faccio musica celtica, a volte sono pezzi proprio anche tramandati oralmente. In quel caso lì, ad esempio, io vado a suonare, a cantare in un locale e loro mi danno appunto il bordereau sempre da compilare, come si regola il diritto in quel caso lì? Perché comunque c'è un repertorio di cui spesso e volentieri, anzi quasi sempre, l'autore è sconosciuto, cioè non sa neanche sul luogo, diciamo così, chi ha fatto quella musica, perché sono pezzi molto, molto antichi. Ma guarda, bisognerebbe, diciamo, entrare un pochino più nel dettaglio, perché se sono opere di pubblico dominio hanno un tipo di diciamo, di sistema, se invece sono opere delle quali sono ancora tutelate dal repertorio della SIAE, perché magari sono del repertorio della PRS inglese che le ha dati per l'Italia, la SIAE italiana, dovrebbero comunque avere un riscontro. Per cui bisognerebbe che tu, la SIAE, all'interno del proprio sito, ha comunque una banca dati dove tu o col titolo o con il puoi andare a vedere tutti coloro che eseguono quelle cose lì. Cioè, poi è chiaro che se non ci sono, in teoria potrebbero essere pubblico dominio. Quello che tu non trovi, ti suggerisco, non so se tu sei iscritta a SIAE. No, sono iscritta. Fuori. Allora, no, scherzo. Però ti suggerisco di prendere i titoli delle canzoni che e poi provare a scrivere, perché sai, le difficoltà che hai tu di trovare chi sono gli aventi diritto di un'opera sconosciuta sono le stesse che ha la signorina impiegata della SIAE, non è che quella ha la sfera magica, chi ha, cioè, è uguale, capito? Magari ha un accesso a un database un po' più sofisticato rispetto a quello che hai tu, però se con una lista e una richiesta può darsi che ti dia una.